nulla peregrino, ecco, perché effettivamente l'essere umano sta perdendo sempre più centralità nel processo creativo. Ho risposto a tutte, no, ce n'era una No, ti finale. chiedevo di spiegare meglio cosa è creativo e che cosa non è creativo, E ecco. allora, dice, sì, allora, tendenzialmente abbiamo detto che la giurisprudenza e anche la dottrina nei secoli hanno abbassato questa soglia di creatività via via. Quindi, no, anche facendo l'esempio della musica elettronica, la musica house, a volte dice, ma sono davvero tutte uguali, è una base, è un tunz, 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 il giro d'accordi è quello. Però poi arrivano quelli che fanno blues e ti dicono, ma anche il mio giro d'accordi è quello. Ed è quello dagli anni 40. Perché? Perché parte da una musica popolare che cantavano in una zona degli Stati Uniti mentre si lavorava, poi si è mischiata con i canti di chiesa, ma il giro d'accordi è quello. La scala è fatta di 5 note. E se fai blues non è che hai tanto spazio creativo, perché sennò fai un'altra cosa. Ok? E quindi il problema in tutte le salse si pone anche quando è umano e non quando c'è la macchina. Il problema della macchina è che nei termini d'uso di OpenAI, questa cosa è spiegata bene ed è secondo me una delle cose più divertenti e interessanti degli spunti che lancio nel libro, è la cosiddetta similarity of content. Loro ti dichiarano che potresti avere un contenuto come risultato, un contenuto uguale a quello che loro hanno dato a un altro. Cioè, se tu fai una richiesta molto banale, poco dettagliata, e a 10 hanno fatto una richiesta simile, fammi un gatto, no, perché, non so, ecco, perché, che ne so, esce un film che è un nuovo cartone animato in cui il protagonista è un gatto che vive su, un gatto viola, che vive in un pianeta che ha 2 lune, o 2 soli. Tutti i giornalisti quel giorno lì chiedono a ChatGPT da lì di farmi un gatto. Se tu gliela dai in modo così asciutto, OpenAI ti dice, guarda che io non ti garantisco che vi do 10 risultati diversi, potrebbero essere tutti molto simili. Questo è un cortocircuito d'autore, perché hai 10 giornalisti, 10 soggetti che pensano di aver fatto una cosa originale, perché dicono, l'ho gestito io l'input, l'ho gestito io il prompt, ho scelto io quello che esce. Ma poi escono il giorno dopo 10 giornali che hanno una roba molto simile. E non ti puoi incazzare con ChatGPT, perché lei ti aveva avvisato. Io te l'ho detto che potresti avere un risultato molto simile. E questo veramente, secondo me, è proprio un cortocircuito, perché statisticamente si chiamavano gli incontri fortuiti, esistevano anche tra gli scrivere, no?